poi parleremo dei problemi della pesca siciliana, quindi un argomento che mi sta molto a cuore, perché la pesca è economia in Sicilia, per cui ci sono i pescatori e gli armatori che sono sul piede di guerra perché stanno protestando, ci faranno sapere perché, sono qui presenti, quindi sono armatori del porto di Catania. Un saluto comunque a tutti gli armatori, tutti i pescatori siciliani che ogni giorno vanno per mare, e chi va per mare insomma rischia sempre, è un lavoro molto complicato, quindi ne parliamo dopo della pesca. Allora, e io sono cresciuto con i pescatori di Acitrezza, diciamolo tranquillamente, ho fatto battute di pesca, nel senso che io vi guardavo pescare, voi pescavate, io mi mangiavo pesce, però le cose meravigliose, straordinarie. Allora, chiedo a Gianni Fiorellino di prepararsi, perché tra un po' arriverò da lui al piano, ma concentriamoci qualche minuto su un problema importante. Noi lo facciamo sempre e volentieri quando ci sono problemi che riguardano soprattutto i siciliani, quindi i lavoratori siciliani in questo caso, perché il 3 marzo, cioè ormai tra qualche giorno, ci sarà un'iniziativa di protesta degli armatori siciliani, dei pescatori siciliani. Qui con noi c'è Carmelo Michalizzi, presidente della Federazione Armatori Siciliani, insieme con alcuni colleghi che lavorano e operano al porto di Catania, ma stasera è come se stessimo parlando a tutti gli armatori, a tutti i pescatori siciliani che vivono sicuramente una situazione difficile. Perché, Carmelo, qual è il motivo della vostra protesta in programma il 3 marzo di mattina? Io intanto ringrazio Annella Sicilia e principalmente ringrazio te, Salvo La Rosa, e ammiro la tua grande sensibilità che hai verso chi e le persone che hanno dei bisogni. E noi come categoria abbiamo dei bisogni e speriamo che la stessa tua grande sensibilità ce l'abbiano gli uomini politici siciliani. Perché questo? Io sono venuto qui questa sera per lanciare un appello. Guardate la Sicilia, per ricordare, è circondata dal mare. Circondata dal mare è una risorsa economica che non si può abbandonare alla pesca. Oggi viviamo in una giungla di legge, tutto si decide a Bruxelles. E se questi nostri uomini politici non ci aiutano a risolvere i problemi proprio a Bruxelles, dove decidono le sorti della categoria dei pescatori di tutta la Sicilia, voglio ricordare che esistono in Sicilia 3.500 pescherecci e 10.000 lavoratori del mare che stanno maledettamente soffrendo le decisioni che si svolgono a Bruxelles. Per esempio, da gennaio a marzo si è sempre pescato il bianchetto, il rosetto, il cicerello. Sfido chiunque che lì a Bruxelles non conoscono, non sanno distinguere la differenza tra il cicerello, il rosetto e il bianchetto. Quindi un funzionario del Ministero si è dimenticato di integrare un documento e per questo motivo hanno vietato la pesca del bianchetto, che sarebbe il cosiddetto mucco. Guarda caso però che nei nostri mercati c'è il neonato, c'è il bianchetto, proviene da paesi sud-est asiatici, sono pericolosi. Questo bianchetto che si chiama ghiaccio sono di allevamenti intensivi che non c'è la sicurezza alimentare. Inoltre, nei periodi in cui c'è la passa dei tonni, a noi ci proibiscono di pescare i tonni. Qui è la passa, come c'è stata una tradizione antichissima. Guai al pescatore se non ha le quote che va a pescare le donne. Tutte le quote sono state assegnate a Salerno. Ho denunziato come Federazione Armatori che si vendono queste quote. È assurdo che si vendano queste quote, c'è uno scambio, c'è un mercato. Questo è illegale, questo è contrabbando con il lavoro dei pescatori. Quindi poi c'è il periodo della pesca del pesce spada. La proibiscono ottobre e novembre, poi c'è il maltempo. Io ho fatto un paragone agli uomini politici, ma guardate, qui ci sono penalità durante l'attività di pesca, multe salatissime come se sono dei briganti, non possono più andare a pescare e diventa penale, invece per il diporto è depenalizzato, perciò chi va per divertimento è depenalizzato, chi va per lavorare, multe e addirittura rischiano l'arresto. Fammi concludere, sabato ti prego. No, prego. Perché entro in un fatto veramente grave, è una vergogna che non siamo assistiti veramente a Bruxelles quando si decide le sorti di una categoria che è importante, che sta scomparendo se non si interviene. Io prego tutti gli uomini politici siciliani, intervenite, non abbandonate i pescatori. Guardate che Malta è
la decima parte della Sicilia. Eppure Marta pescano liberamente, senza penalità, senza limiti, catturano il tonno, c'hanno, la flotta si è decimplicata 100 volte, bimbe che si riduce, demoliscono e poi importiamo sempre pesce, nel mercato arriva tutto pesce dall'estero. Si vuole questo, non si vuole dare un futuro alla pesca. Quindi io chiedo veramente di cuore, se questione, guardate, Bossi ha ragione, ce l'ha duro, ma facciamolo vedere anche noi che abbiamo le nostre capacità. Le nostre... Facciamo vedere le capacità. Posti, grazie. Posti quel che vuole, sai, perfettamente ragione. Anche perché ci sono tante famiglie che aspettano questi uomini che vanno per mare. Berca ci ha scritto anche un capolavoro, che era I Malavoglia. Andare per mare è anche pericoloso, io conosco bene i pescatori siciliani, l'ho detto prima, perché essendo comunque uomo di mare mi sento molto vicino a loro, che però soffrono e vanno per mare, rischiano, e quindi cerchiamo giorno 3 di attenzionare questi problemi. Carmelo li ha sintetizzati, ce ne sono sicuramente altri, ma l'appello ai politici siciliani mi sembra assolutamente pertinente. Carmelo, buona fortuna. Grazie. Noi speriamo che questo passaggio d'insieme possa servire. Solo i nomi e i cognomi dei nostri amici. Alessandro Barbagallo, Motore. Sì. Mirabella Giuseppe, Motore. Piano Biagio, Motore. Stabile Fabio, Motore. Tutti del porto di Catania. Applauso per loro e salutiamo tutti i pescatori e tutti gli armatori siciliani. A me, lo sapete, stanno molto a cuore quelli di Sud-Ezio, perché sono cresciuto lì, ma sono tutti amici che hanno bisogno di aiuto. Ieri ho fatto una piccola filippica contro le strade siciliane e contro le ferrovie siciliane. Ho detto che per andare da Napoli a Roma con l'alta velocità ci vuole 1 ora e 5 minuti. Viaggi comodo, hai il wifi per lavorare su internet, c'è il ristorante, c'è il bar. Mentre invece per andare da Catania a Ragusa in treno te pette da casa, per andare da Catania a Trapani in treno non ci pensare nemmeno, le strade sono quelle che sono. A dire che uno stamattina si sentiva offeso, giuriato, non ha chiamato nessuno. Quindi io mi auguro che invece almeno per voi arrivi qualche risposta concreta il 3 marzo e ne arrivino anche altri. Dimmi Massimo. Noi siamo orgoglioni da Arancino Giacchetto. Sì, va bene, sì, questo è anche vero. Però vabbè, speriamo bene. Bocca al lupo, grazie. Mi segui Natale? Vado. Dimmi. C'è una bella marineria, per esempio, in provincia di Ragusa, no? E come no? Una bellissima marineria anche dalle due parti. Ha manifestato, è vero, la Sicilia è bagnata dal mare. È un'isola, quindi. Prosciugata da Tremonti. Beh, questa è una battuta che però ci sta. Andiamo a gara di la DPDL, di la Mattea.